Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, io sono Percrosti. Oggi profile un po' for fun. Oggi vi porto la mia lista Prankits un po' rivisitata con un pacchetto Thunder che adesso vediamo subito. Metto la parte VR Extra e vi faccio vedere subito il main deck. Tre copie di Goccia Spasso. Quando viene utilizzato per materiali in confusione Prankits, guadagniamo 1000 life points e possiamo fare una special al mazzo di un mostro Prankits. 3 per di Lamp Spasso. Quando utilizziamo questa carta come evocazione Link o materiale fusione per mostri Prankits, guadagniamo l'avverso avversario perde 500 life points e possiamo fare una evocazione speciale in un mostro Prankits dal mazzo. 3 per di Roccia Spasso, ovviamente. Questa è molto forte, è uscita nell'edizione speciale di Sofu. Ci permette, quando viene utilizzata come materiale Link o fusione, Prankits ovviamente, di bandire una nostra carta in mano per pescare una carta e poi fare un'evocazione speciale dal mazzo del mostro Prankits. 3 per di Fanspasso, Fensis, il mostro Thunder, che ci permette di mandare una carta ragazze, andare, ci permette di mandare una carta ragazzi birichini dal deck al cimitero. Vi faccio vedere subito il target. Perdonatemi se sono carte proxate, ma queste sono i tre re delle paludi. Molto forte nel mazzo, perché ci permette di scartarlo per dare una polimerizzazione, oppure di utilizzarlo come sostituto di qualsiasi materiale da fusione. Poké Entrap, Blue Ash Blossom, pacchetto Thunder Dragon. Io gioco il 2 per di Falco, che ci permette di fare vocazione dal cimitero bandite. Oscuro, due coppie, serve uno per mandarcilo al serve mandare uno oscuro drago per aggiungere un altro al mazzo, per trovare un effetto Thunder, per fare il mostro che vediamo più tardi. 3 per di casa, ci fa dare un mostro Prankits. Secondo effetto molto buono, quando facciamo un mostro fusione, i nostri mostri guadagnano 500. Quando facciamo invocazione Link, di mostri Prankits si parla ragazzi, il nostro avversario, il mostro del nostro avversario perdono 500. 3 per di Pandemonio, iniziamo un pacchetto fusione, molto importante. Questa carta ci permette di fare evocazione speciale di un mostro fusione utilizzando i materiali sul terreno o dalla mano, però ha una limitazione. Possiamo solo fare evocazioni speciali di mostri Prankits dopo che abbiamo usato questa carta. 3 per di Scherzi, ci permette di scartare una carta Prankits dalla mano e fare un token nel mostro fuoco. Non male. 3 per di Poli, classica Poli, niente da dire, è fortissima in questo mazzo perché l'extra deck è fondamentale. 2 per di Invocazione, niente da dire, serve per aggiungere slot per fare fusioni. Mono di fusione, ci serve per fare due mostri in questo mazzo, un titano oppure il boss che farò vedere subito. 3 per di Instant, ci serve per fare Extender, ci serve se serve di prima mano perché. Perché sì, vi faccio vedere perché. È il target da mandare al cimitero. Questa serve bandirla dal cimitero per quando durante un attacco dell'avversario possiamo bandire questa carta dal cimitero. Targettare tanti mostri, tante carte ragazzi birichini che abbiamo nel cimitero, rimischiare al mazzo. Per ogni carta rimischiata, il mostro attaccante dell'avversario perde 100 d'attacco. Passiamo all'extra. Questo mazzo è un aside, for fun, classico. Il boss, il mostro Thunder, ci permette di scartarlo e Raijeki, che sono tutti i mostri sul terreno dell'avversario. Due copie di razzo, fortissimo, faremo sempre. Si fa con due mostri Prankits, ha due effetti. Primo effetto possiamo dimezzare il suo attacco e poi attaccare direttamente, cioè sono 1000, bit di 1000, veloce. Secondo effetto molto importante, possiamo tributare lui per fare due evocazioni speciali dal cimitero dei nostri Prankits. Molto buono. Due copie di Temporale. Lei ci permette, nel turno dell'avversario, di tributarla e fare due evocazioni speciali dei mostri Prankits dal cimitero. Con un'aggiunta: i mostri che vengono evocati specialmente sono intargettabili, cioè sono immuni da effetti e dalla battaglia, sono indistruttibili. Due copie di Kikiriki, fortissima, ci fa dare una spell Prankits dal deck alla mano, la casa Pandemonio. Serve tanto. Il cane forte, forte, forte.
a guadagnare 1000 d'attacco, non so che punta. Niente da dire, fortissimo. Questo, altro boss, ci permette di fare tempesta potente. Tributiamo lui e spacchiamo tutte le magie e trappole contro l'avversario. Come spacchini aggiuntivi, Fenice, che può serve sempre. O un Borelord, serve perché sto mazzo fa fatica, ragazzi. Pacchetto Thunder, The Colossi e un Titano per concludere bene il nostro extra deck. Non ho messo Side perché non è un mazzo che punta a fare grandi tornei, perciò giusto per provarlo, ragazzi. Infatti ci ho fatto un torneo al Faro Ludico con The Urgence e gli altri. Ho fatto 1-3 proprio per miracolo, ho fatto quell'uno, cioè. Vabbè, ragazzi, questo era il mio Thunder e il mio Thunder, certo, il mio Thunder Dragon. T'ho abituato a dirlo. Il mio Prankitz, mazzo divertente, abbastanza divertente, nient'altro, cioè. Purtroppo a questi livelli non è molto giocabile. Va bene, ci vediamo al prossimo video. Ciao.